180 carni al fuoco anche per Paolo Nardovino in collegamento con noi. Ciao Paolo, bentornato. Ciao Giacomo, un caro saluto a tutti gli telespettatori di Le Fonti. Per una partenza moderata all'insegna della cautela, ma non c'è niente di nuovo da questo punto di vista per Wall Street, c'è qualche titolo che mi pare di capire abbia messo i propulsori, in particolare proprio nella seduta di oggi. Sì, ci sono dei titoli, io stavo seguendo il titolo Snapchat che ha aperto a più 22%, sopra i 35%. E ha raggiunto questo è un titolo che io seguo fin dalla IPO, l'IPO, che aveva fatto un massimo il giorno dell'IPO a 29 dollari e da allora aveva fatto una discesa fantastica per chi va short di titoli, fino a 6, credo, è arrivato fino a 6. Poi ha ripreso ed oggi ha dato, dopo la trimestrale di ieri, ha fatto questo gap up importantissimo. Ha raggiunto l'area dei 35,7 di massimo intraday, adesso siamo in area 35. A mio avviso, io ho già preso delle posizioni in apertura, delle posizioni di bassista. A mio avviso è un'occasione short per almeno una chiusura in area 30-31, quindi 4 dollari, 5 dollari da questi livelli si possono prendere, credo, in maniera agevole. Per quanto riguarda il mercato americano, allora io adesso condivido lo schermo. Sì, ricordiamoci che insomma il Nasdaq arrivava da 5 sedute negative, poi ieri sopra la parità, ma una seduta piuttosto neutrale, e oggi insomma siamo, come detto, a più zero. Chiedo scusa, io confondo sempre il ticker del Nasdaq col ticker del Nikkei. Eccolo qua, sarà per la N. Nasdaq al momento è più 0,47%, sta salendo, sta aumentando, diciamo così, sta mettendo quantomeno la terza, ci sta provando, ha superato il mezzo punto percentuale. Questo per quanto riguarda i primi 10 minuti di contrattazioni. Prego, Paolo. Allora, il Nasdaq ha fatto in mattinata un retest ai minimi. Io ero short, li ho chiusi, li ho coperti proprio in area, ho coperto a 11.589 in short stamattina. E adesso mi aspetto in giornata, siamo quasi arrivati in pratica, un retest dell'area del top qui a 11.750, dove aprirò le posizioni ribassiste che ho chiuso sotto. Io sostanzialmente in questi giorni mi sto muovendo con una operatività ribassista al ribasso e chiudo sui supporti e riapro. C'è molto trading range, quindi visto un grafico minuto, vediamolo sul grafico a più giorni, vediamo che c'è un trading range proprio in quest'area qui tra 11.750, 11.800 fino agli 11.600, 11.580. Sta durando tanto questo trading range e dà occasioni, a mio avviso, in ambo le direzioni per chi fa intraday. Io ho una posizione sostanzialmente short per multi day perché penso che la fine di ottobre ci riserverà qualche sorpresa sulla volatilità, quindi mi aspetto ancora delle discese. La situazione si sta un po' prolungando anche in vista dell'accordo, perché ogni giorno viene data la deadline per l'accordo, ma viene sempre rimandato. Adesso si parla del fine settimana. Leggevo poco fa che la speaker democratica era molto ottimista. Vediamo, io penso che anche se ci sarà l'accordo, e ci sarà l'accordo, il mercato potrebbe già averlo scontato nei prezzi. Quasi scimmiottano la Brexit, insomma, un giorno sembra che vada, che Sì, si possa concludere. un po' sembra la questione dei dazi che c'era all'inizio dell'anno, che Esatto. ogni giorno si rimandava. Vediamo che c'è sempre qualcosa che il mercato deve attendere. Ecco, sinceramente, chi opera sul mercato è anche un po' stanco di queste continue attese, continui rinvii di decisioni che purtroppo vanno prese presto perché sono decisioni che riguardano poi la carne viva degli americani, che in questo momento non se la stanno passando bene. Questa cosa penso peserà al voto, peserà tanto, perché c'è una gran parte della middle class che
sta soffrendo tanto in questo periodo, nonostante gli ingenti stimoli che già sono stati messi in campo, perché va detto che gli americani, sia la Banca Centrale sia il governo, hanno messo in campo fino adesso grandissime quantità di denaro, quindi si aspettano ulteriori stimoli, però la situazione non è una situazione facile. L'America risponde molto, è molto più reattiva rispetto all'Europa da questo punto di vista, cioè se servono soldi li mettono subito sul piatto, noi siamo un po' più lenti, purtroppo è un po' più farraginoso il nostro processo decisionale. Quindi io mi aspetto ancora una fase di trading range, forse questa settimana durerà questa settimana, poi quando uscirà la notizia diciamo, dell'accordo sugli stimoli, si toglierà questo elemento dallo scenario di fondo e si valuterà soltanto la campagna elettorale con le elezioni che oramai sono a 2 settimane. Per quanto riguarda le elezioni, i sondaggi e i siti di scommesse danno ancora in vantaggio Biden, un vantaggio abbastanza significativo perché siamo ancora sopra 61, questo è aggiornato a poco fa, 61,4% Biden e 36,4% Trump. Quindi sui siti di scommesse c'è ancora una forbice molto larga e molto a favore di Biden. Però c'è da dire che sono in bilico gli stati chiave, soprattutto la Florida e il North Carolina, che sono degli stati, e anche l'Ohio, dove solitamente si decidono le elezioni. Quindi è vero che c'è questa percentuale a favore di Trump, però, di Biden, però non darei ancora per sfacciato Trump, ecco, diciamo così. Sarei ancora del parere che Trump può tirare fuori il coniglio dal cilindro prima della scadenza elettorale. Che non è diciamo, il contagio rilevato, insomma, quantomeno il fatto di aver contratto il coronavirus e di esserne uscito dopo pochi giorni, sembra quasi che la gente se ne sia dimenticata. Poi in realtà credo che la moglie Ivana sia ancora, non sia ancora uscita, diciamo così, dal contagio, però diciamo che è un argomento di cui non si parla più, anzi sarà che manca meno di 2 settimane, ma si comincia a provare a prevedere gli scenari, cioè se vince Biden, come appunto Sì, c'è dicono. da dire, ci sono molti elementi da dire. Ieri sera il sito di Bloomberg ha pubblicato, ora lo faccio vedere, questo articolo molto interessante che io ho immediatamente girato ai miei clienti. In pratica, in questi giorni c'è il record di tutti i tempi di divergenza tra diciamo, i manager dei fondi di investimento che comprano asset rispetto agli hedge fund per quanto riguarda il mercato dei bond. Cioè, gli hedge fund stanno prendendo posizioni short, mentre i manager diciamo, gli asset manager sono tutti long. E c'è una forbice che non c'è mai stata in passato. Quindi questo elemento va letto come un'estremizzazione delle posizioni, quindi qualcuno si farà male, ecco, diciamo così. Dopo le elezioni c'è qualcuno che non so chi sbaglia dei due, però c'è questa divergenza che è da segnalare, l'ha segnalata Bloomberg ieri sera, l'ho segnalata io poi immediatamente ai miei clienti sul canale Telegram. Quindi siamo ancora in attesa di eventi che possono essere eventi estremi. Ecco, questo c'è da ribadirlo. Per quanto riguarda la situazione tecnica, questo è il grafico dello Standard & Poor's Daily. Siamo ancora al di sopra di questo angolo, che è l'angolo 1x1 di Gann, che parte dal minimo dell'anno, dal minimo di marzo. Finché siamo sopra, questo è il grafico dell'indice. Oggi passa l'angolo, passa 3380 circa, 3300, poco so, vicino a 3380. Finché siamo sopra quest'angolo, la situazione possiamo ritenerla relativamente tranquilla. La rottura di quest'angolo
siccome avverrà, quando avverrà a parecchia distanza temporale dall'origine, denoterà una forte debolezza dell'indice. Quindi facciamo attenzione, questo a mio avviso è un elemento importante. La rottura di quest'angolo e poi l'eventuale rottura del minimo di settembre sono due elementi da tenere in considerazione nelle prossime settimane. Per quanto riguarda il Dow Jones, la situazione è più o meno la stessa. Anche qui abbiamo il Dow Jones Daily, è questo, cioè la stessa situazione, l'angolo si è appoggiato a settembre sull'angolo 1 per 1, siamo in una situazione ancora di trading range, però anche qui c'è stata l'inversione del grafico overnight, l'inversione ribassista del grafico overnight. Adesso finché non recupera il massimo che è a 28.843, finché non supera questo massimo, le tendenze sono ancora ribassiste. Per quanto riguarda il Nasdaq, l'abbiamo visto prima, il Nasdaq è in una situazione, ecco, adesso ha appena fatto i 7,50, mi è rientrato il contratto che avevo chiuso giù, nuovamente ha fatto tutto il range che doveva fare in pratica, di per oggi. Trading live praticamente, Sì, stiamo offrendo anche alcune tranquillamente spunte. potrebbe anche fare un test all'area 11.008. Però io da qui, ripeto, ho ripreso di short, ecco. Siamo al di sopra dei livelli dei massimi dei giorni scorsi, quindi a mio avviso oggi hanno fatto proprio una lavata di book, l'ho segnalato ai miei clienti, ho detto oggi sciacqueranno il book sia al di sopra che al di sotto per fare un po' di pulizia prima dei veri movimenti che saranno attesi. E così è stato, perché c'è stata la falsa rottura del minimo precedente, che era 11.590, Sì. poi c'è stata adesso la pulizia sopra qui a 7,50. Potrebbe anche fare una pulizia estrema solo gli 11.800, così fa tutto il range, però io ripeto, da qui ho ripreso gli short, che tra l'altro avevo preso bene a 12.020, quindi sono dei livelli molto lontani da qui. Stiamo lavorando abbastanza bene con i miei clienti in questo periodo. Per quanto riguarda invece il dollaro, abbiamo avuto oggi, sentivo che lo ribadivi con l'altro analista, Sì. abbiamo avuto la rottura dei 93 di dollar index, che era un livello che non violava da qualche seduta, da metà settembre, non c'erano escursioni al di sotto dei 93. Questo è un elemento importante, conferma la debolezza del dollaro, quindi il dollar index è ancora destinato, a mio avviso, anche a rivedere minimi inferiori a quelli che abbiamo visto all'inizio di settembre, quindi tranquillamente sotto i 91 e 80. Nelle prossime settimane lo vedremo, quindi vedremo anche l'euro in area 1,20, 1,21. Tornerà sull'1,20, quindi. Cioè, Sì, si sì, sì. presume Il possa dollar tornare index 1,20. messo così, io penso che la quota 1,20 la vedremo. Questo penalizzerà, già sta penalizzando soprattutto il DAX. Abbiamo visto oggi c'è stata un'escursione sul DAX index. Sul future abbiamo nuovamente rotto i 12.600 e si è portato fino a 12.535. Questo è il future, sì. Siamo anche qui in una configurazione ribassista. Anche qui l'operatività è quella che sto facendo anche sul Nasdaq, cioè vado sui picchi alti, vado short. Si sta formando, questo è un grafico orario, si sta formando una specie di testa a spalle, ecco, se Eh sì, dovesse eh sì. bucare l'area dei 12.500 potrebbe avere anche un'escursione importante di circa 1.000 punti al di sotto, quindi quantomeno mettiamo un target in area 11.800, quindi se dovesse bucare nei prossimi giorni l'area 12.500 mettiamo un alert importante. Poi per quanto riguarda i singoli titoli, prima ho parlato di Snapchat, stavamo vedendo. Vediamo un po' esatto i titoli da seguire in quest'ultima parte di intervento di Paolo Nardovino, ricordando La Snapchat, anche. vedete che ha fatto un gap Eccolo qua. enorme. Questo è un gap fatto sulla trimestrale dopo la trimestrale di ieri. Se mettiamo un grafico mensile, vi faccio vedere, siamo sui massimi di sempre.
perché questo è il primo giorno di quotazione, il minimo che ha fatto a 4,82 e adesso siamo effettivamente su valori massimi assoluti di sempre. Poi c'è un altro titolo che io sto seguendo, che a mio avviso è in fase di accumulazione, potrebbe già averla terminata, l'accumulazione, che è General Electric. Questo è un titolo che tra i 6 e i 7, a mio avviso, è da monitorare. Ecco, io inizio a prendere delle posizioni rialziste. Potrebbe tornare buono se vince Biden, perché General Electric potrebbe essere uno dei titoli che poi sarà protagonista nella fase delle energie rinnovabili. Quindi è un titolo da monitorare con molta attenzione. Poi stavo seguendo anche altri titoli, adesso ci sono dei ribassi forti nuovamente dopo una fase alta sul titolo Hertz. Adesso lo metto. Di Hertz, peraltro, c'era arrivata una domanda qualche giorno fa sull'andamento del titolo, ma insomma eravamo stati un po' lunghi e quindi non siamo poi riusciti ad analizzarlo. Lo facciamo a questo punto, ne approfittiamo e lo Sì, facciamo con allora, Paolo. sta riscendendo. Hertz ha avuto. Facciamo un grafico che si vede un po' meglio, eccolo qui. Hertz ha avuto un'esplosione di volumi il giorno 16 ottobre, venerdì. Poi ha fatto un top quasi in area 3 il lunedì successivo, e adesso è risceso e si è in pratica dimezzato da quei prezzi. Sta andando a chiudere quest'area del gap. Però, a mio avviso, questa esplosione di volumi non è un'esplosione casuale. Quindi, se dovesse rientrare in un'area di prezzi che va tra 1,20 e 1,50, qualche chip lo metterei. Perché questi volumi che ci sono stati il giorno 16, oggettivamente sono volumi record. Quindi, o c'è stato uno short squeeze fortissimo, oppure c'è stato qualcuno che in prospettiva sta iniziando ad accumulare il titolo. Teniamo conto che questo titolo soffrirà ancora, perché se ci sarà un nuovo lockdown oppure un prolungamento di questa fase di pandemia, questi sono titoli che soffrono tantissimo. Però in prospettiva di medio-lungo periodo è un titolo che io mi sentirei di inserire nel portafoglio. Per quanto riguarda Hertz. C'è Poi l'amico Bruno che peraltro ricorda una tua vecchia, diciamo, previsione che poi più o meno è stata, si è realizzata. Bruno dice che il signor Nardovino aveva previsto un ulteriore crollo degli indici a marzo sotto i minimi, dopo i diversi, insomma, movimenti al ribasso appunto nel mese di marzo. E siamo diretti lì anche sugli europei, dice l'amico, evidentemente. allora, i minimi di marzo sono minimi importanti, fondamentali, per adesso stanno facendo da riferimento assoluto per Certo. tutta l'America, siamo parecchio lontani dai minimi di marzo. C'è da dire che a differenza di marzo, c'è stata un'immissione enorme di liquidità Di sul mercato liquidità. da parte delle banche centrali, quindi anche i riferimenti relativi i prezzi vanno relativizzati anche alla massa monetaria che c'è. Questo va detto. Però non mi sentirei di escludere un movimento forte nelle prossime settimane, cioè anche in concomitanza o subito dopo le elezioni americane. Magari se il risultato delle elezioni americane non dovesse essere chiaro, oppure se il presidente in carica non dovesse accettare il risultato, il responso delle urne, il mercato potrebbe avere una fase di alta volatilità. Quindi non dico di rivedere i minimi di marzo, ma comunque potremmo rivedere l'area di 3.000 di Standard & Poor's 2008. I minimi di marzo sono 2002, quindi dovremmo avere una inversione generale anche delle politiche monetarie per un'interruzione oppure una sostituzione di qualche banchiere centrale. Potrebbe essere occasione per un'inversione della politica. Per adesso non credo che se ne parla di questo. Lo vediamo col binocolo per adesso, Direi quei livelli. che i minimi di marzo resteranno i minimi del 2020, poi magari nei prossimi anni potrebbero fare da riferimento anche come test, 2021-2022, nel caso dovesse iniziare il mercato orso potrebbero fare da riferimento questi valori. Noi non siamo in Italia, non siamo lontanissimi, però
purtroppo. Non siamo nella stessa certo. situazione numerica, siamo a 19.000 oggi, adesso sta recuperando un po', però visto che l'indice si è riportato quasi al test di 19.000, il future faceva 19.060, ha fatto di minimo, quindi siamo 5.000 punti dai minimi che abbiamo visto a marzo, purtroppo lontani molto di più dai massimi che abbiamo visto a febbraio, che erano a 25.500. Siamo a 6.500 punti dai massimi e a 5.000 dai minimi, quindi siamo più vicini ai minimi. L'eventualità che se in America dovesse iniziare una fase ribassista, il nostro indice, come anche altri indici, come l'indice spagnolo, lo stesso Eurostoxx, che non è lontanissimo dai minimi visti, potrebbe rifare il test, questo sì. Per quanto riguarda gli americani, lo Standard & Poor's e il Dow Jones, siamo molto lontani. Il Dow Jones dista 10.000 punti dai minimi, quindi dovrebbe perdere oltre il 30%. Siamo per adesso lontani da queste ipotesi, ecco, diciamo così. C'è nell'area una fase correttiva, questo sì, però non tale, almeno stante così le cose, non tale da rivedere i minimi di marzo sui mercati americani. E allora per chiudere una panoramica velocissima sui principali titoli a partire dai FANG di Wall Street, Amazon più 0,48%, Tesla 360 più 0,6%, Netflix come detto pesante, perde quasi 5 punti percentuali ed è appena appena sotto i 500, a 499,7, Nvidia 550 più 0,9, Facebook più 5,51 più 282 dollari ad azione. Poi Microsoft più 0,67 a 216,1, Apple 118,17 più 0,56. Questo per quanto riguarda i principali, super principali, se mi è consentita l'espressione, titoli di Wall Street. Io ringrazio Paolo Nardovino anche perché si è prestato anche una risposta a un telespettatore che evidentemente ha buona memoria. Paolo, buon lavoro, ovviamente ci sentiamo presto, buon pomeriggio. Grazie a voi, un caro saluto a tutti. Grazie ancora Paolo Nardovino, ci fermiamo per un break pubblicitario, come visto insomma.